parlare della progettazione dell'acquedotto, i requisiti della progettazione di un acquedotto e in particolare della rete di distribuzione di un acquedotto. Il modo di presentare le cose è, non è nell'ordine tradizionale. Nell'ordine tradizionale si parla delle opere di captazione, si passa in serbatoi, poi la rete di adduzione, poi la rete di distribuzione. Quindi io ho invertito un po' l'ordine, perché così voi già dalle prossime volte, quando vi trovate con l'Elisa, siete in grado di comprendere quello che Elisa mi dice di fare con Epalet, le ragioni per cui fate certe operazioni. La volta scorsa abbiamo visto quali sono le equazioni che regolano le reti di distribuzione di un acquedotto. Si considera, vi ricordo, il moto permanente, che eventualmente si possono variare le condizioni, ma non si considerano transitorie, tipo colpo d'ariete o cose di questo tipo, all'interno delle tubazioni in pressione. Si scrivono due equazioni: una è l'equazione di conservazione della massa. Per quel che riguarda noi, consideriamo gli emungimenti concentrati ai nodi, emungimenti quindi l'uso dell'acqua, oppure l'immissione dell'acqua sempre concentrata ai nodi, e quindi scriviamo le equazioni di conservazione della massa ai nodi. In questo modo, lungo i tratti dove l'acqua si propaga, non subisce nessuna la portata non subisce nessuna variazione e risulta più semplice calcolare la cadente piezometrica. Quindi utilizziamo quella che io ho chiamato equazione di dissipazione dell'energia per completare set di equazioni. Abbiamo quindi due set di equazioni: equazione di conservazione della massa e equazione di conservazione dell'energia. Per scriverle correttamente bisogna usare una matrice che si chiama matrice di incidenza, che consente di stabilire quali nodi sono attaccati a quali tratti. E quel sistema che esce è un sistema non lineare che va risolto quindi con un metodo numerico. Quando voi userete Epanet utilizza un metodo basato sul gradiente, che in qualche modo è ereditato dai sistemi di risoluzione di Newton. Oggi, durante una delle parti di questa lezione, vedremo anche un metodo semplice che si chiama Charles and Good, di semplificazione del sistema, che non sarà quello che voi userete all'interno di Epanet, ma che potrebbe servirvi nel caso voi doveste calcolare una rete di distribuzione a mano, per esempio per lo scopo di superare una prova dell'esame di Stato. L'acquedotto comunque, per progettarlo, non è, a parte le equazioni che noi abbiamo scritto, risponde a certi requisiti. Questi requisiti sono legati alle pressioni che dobbiamo avere, quindi le quote piezometriche che dobbiamo avere ai nodi del nostro sistema, e la portata che dobbiamo fornire all'utenza. Queste portate generalmente si possono derivare una volta che sono assegnate le caratteristiche urbanistiche della zona sulla quale si lavora, sia essa quindi una zona di espansione urbanistica o una zona già abitata, per la quale si deve provvedere nell'ipotesi che non ci sia un acquedotto, o comunque rivedere un acquedotto esistente per adeguarlo a nuove esigenze che si siano manifestate. Allo scopo di tutto questo definiremo una quantità che si chiama dotazione idrica. La dotazione idrica, molto semplicemente, è la quantità di acqua che si pensa sia propria di ogni singolo abitante della zona che si va a progettare. Poiché in realtà nella zona che si va a progettare possono essere presenti dei servizi alla città o delle infrastrutture o delle industrie anche, e noi in questo modo contiamo
la dotazione inglobando tutti questi elementi, quello che succede è che man mano che la popolazione aumenta, aumenta la presenza di questi servizi e quindi la dotazione idrica di una città, per esempio, di 500.000 abitanti è maggiore della dotazione idrica di una città di 100.000 abitanti, la quale a sua volta è maggiore di quella di un paese di 5.000 abitanti, non perché man mano che la città diventa più grande ci si lavi di più o ci si lavi di meno, ma appunto perché vengono inglobate in questo concetto di dotazione idrica elementi esterni al sistema. In realtà, a mio parere, il concetto di dotazione idrica è un concetto un po' superato, nel senso che adesso si può fare un calcolo, forse sarebbe più corretto fare un calcolo direttamente sulle funzioni che ci sono nell'area che voi andate a progettare. Cioè qui ho un ospedale, il mio ospedale ha bisogno di una certa quantità di acqua in funzione della grandezza dell'ospedale, oppure qui ho un edificio, questo edificio ha, non so, 18 bagni, ci sono 500 persone che lo frequentano ogni giorno e in funzione di questo assegno una quantità di acqua richiesta all'edificio. Si può fare anche in questo modo, poi vi mostrerò alcune tabelle relativamente alle quali si può produrre uno sistema in questo modo. E definirò poi i requisiti di funzionamento della rete. I requisiti di funzionamento della rete, in realtà ve lo posso già anticipare, sono quelli che io devo fornire una certa altezza piezometrica, quindi un'altezza piezometrica non inferiore ad una certa quantità, ma nemmeno superiore ad una certa alta quantità. Altrimenti si rischia di aprire il rubinetto e vedere ed esce l'acqua con una pressione fortissima per cui non riusciamo neanche a lavarci le mani. No, questo non è, ovviamente sto scherzando, in questo frangente la pressione deve essere regolata secondo la richiesta, che poi vi espliciterò, non deve essere maggiore perché un'alta pressione implica anche una maggiore perdita di acqua laddove nel nostro sistema ci siano delle falle, cioè ci siano dei punti in cui l'acqua viene persa. Più alta è la pressione, più è la dispersione di acqua. Quindi dobbiamo tenere per questo motivo la pressione più bassa possibile. Poi anche le stesse tubazioni, gli stessi materiali che vengono utilizzati hanno una pressione nominale a cui resistono. Tanto più alta è la pressione nominale, tanto più costosi sono i materiali che dobbiamo usare. E quindi mantenendo le pressioni contenute in un certo intervallo, noi siamo in grado di usare delle tubazioni che naturalmente devono avere le qualità richieste, ma anche rimangono in un ambito di costi limitato. Descriverò anche nel caso alcuni dispositivi idraulici che sono presenti nella rete e gli elementi di distribuzione poi li vedremo man mano. E che cos'è che dobbiamo determinare? Beh, dal punto di vista dei lavori pubblici, legge dei lavori pubblici, qualcuno mi spiega la legge dei lavori pubblici? La risposta vuol dire no, oppure qualcuno ce l'avrebbe spiegata, però noi non ci ricordiamo nulla. Una classica reticenza studentesca questa. No, l'acquedotto, come del resto la fognatura, è un'opera pubblica, quindi un'opera pubblica deve essere in genere, ci sono anche acquedotti privati, ma se è un'opera pubblica deve soddisfare i requisiti della legge dei lavori pubblici, in cui si prevede un progetto preliminare, un progetto definitivo e un progetto esecutivo. E anche questo vi è noto. Lui non ha saputo resistere al mio sguardo e mi ha concesso che vi dovrebbe essere noto, ma forse perché lei è un geometra, no?
però non lo sapevo da già. Ok, ecco, e quindi in genere uno degli elementi, cioè la legge dei lavori pubblici e le norme che essa contiene, contengono anche varie fasi e vari elementi che hanno a che fare direttamente con la progettazione. Per esempio, uno di questi è stabilire la durata dell'opera. Un'opera di acquedotti normalmente ha una durata di 30-40 anni. Questo tipo di durata è anche una proiezione che è fatta sulla conoscenza dei materiali che vengono utilizzati e sull'obsolescenza che si viene a generare su queste infrastrutture una volta che sono poste in opera. La ragione per cui voi pensate gli acquedotti in Italia, la maggior parte degli acquedotti sono stati costruiti nel dopoguerra, quindi la maggior parte degli acquedotti ha attorno a 70 anni, ben superiore a questa durata che voi vedete. Quindi quando si dice che la rete idrica italiana è ancora brodo, in realtà è riferimento al fatto che tutta la parte di rete di acquedotti è vecchia e andrebbe rinnovata. E quindi si perde l'acqua che si capta, a volte per mancata manutenzione, a volte perché c'è dolo, come c'è sempre, ma soprattutto perché la rete appunto è vecchia e va ristrutturata. Dobbiamo quindi, qui ho scritto stimare la popolazione, perché quando ho scritto queste slide qualche tempo fa, poi non ho avuto la voglia di farle, e questo diciamo era un po' l'approccio classico. Se voi prendete il libro di acquedotti, dice dobbiamo stimare la popolazione. Stimare la popolazione è un termine molto ambiguo, nel senso che c'è tutta una teoria nell'ambito della teoria che si chiama teoria delle popolazioni che tenta di spiegare in maniera statistica come cresce la popolazione in un determinato luogo. Fondamento di questa teoria applicate all'umano abitare non sono granché fondate, perché per esempio hanno a che fare con il tasso di natalità, per esempio con il tasso di mortalità in un certo luogo. Si potrebbero quindi scrivere delle equazioni se si conosce, se si conosce il tasso di mortalità e il tasso di natalità in un certo punto, ma ci sono anche i flussi migratori, per esempio, che a volte sono più importanti. Ma ancora di più nella progettazione di una città, quello che è importante sono appunto gli sviluppi urbanistici che vengono assegnati a questa città, cioè il fatto come questa città viene occupata in funzione della pianificazione che ne è stata fatta. E in questo le teorie per l'aumento della popolazione su questo hanno poco da dire. Quindi per esempio nei libri di testo voi trovate magari che usano certe curve logistiche per spiegare l'andamento della popolazione fra 20 anni. Generalmente queste sono poco attendibili e ne sconsiglio l'uso. Comunque dobbiamo stimare la popolazione e comunque anche l'utilizzo delle varie aree, qual è la destinazione delle varie aree che noi andiamo ad abitare. E poi andiamo a stabilire qual è la dotazione idrica, cioè il consumo giornaliero pro capite per ciascuna persona. Secondo lei, secondo voi, andiamo dietro tutti i quattro, dopo passo anche di là. Quanto potrebbe essere la dotazione idrica giornaliera di cui ciascuno di noi ha bisogno? Ciao, cominciamo a fare un conto. Di queste bottiglie lei quanti ne beve un giorno? Una, beh, vabbè, poi va. Diciamo 3 litri per bere in un giorno, considerato un po' diciamo più una media, 3 litri per bere, quindi la dotazione idrica è 3 litri al giorno per persona? No, perché poi
Sì, ognuno si lava, quindi io non so, supponiamo che si faccia una doccia, l'altro 50 di litri, 53 litri, quindi lavarsi si consuma più acqua di quanto si può. Siamo ad una, diciamo attorno ad una 50 di litri. In realtà se noi andiamo, nemmeno questo, però questo è una stima estremamente a ribasso di quello che noi consumiamo. A Trento la dotazione idrica giornaliera per abitante è di circa 250 litri al giorno. Anche se il piano di gestione delle acque vorrebbe portarla a 150 litri al giorno. Perché 250 litri al giorno? Perché appunto, come vi dicevo prima, quando poi si va a computare tutta l'acqua che viene consumata, potabile, che viene consumata a Trento, la si va a dividere per il numero di abitanti, dentro si contano anche le industrie che sono a Trento, i servizi commerciali, le piscine, l'ospedale Mesiano, dove tutti si riempiono le bottigliette così poi sprecano l'acqua, e quindi l'aumento dell'utilizzo è molto grande. Si può stabilire il consumo idrico anche a partire dalle abitazioni. Se vogliamo guardare le tipologie abitative, abbiamo abitazioni private, edifici pubblici, servizi pubblici, per esempio lavaggio e l'innalzamento delle strade, pulizia delle fognature, che qui dipende da come anche si organizza la città, perché per esempio se vengono lavate le strade con l'acqua, come magari viene fatto a Parigi, si consuma certamente acqua, potrebbe essere acqua dell'acquedotto, magari quindi si può in quel caso produrre un acquedotto usando dell'acqua che non ha le stesse caratteristiche organolettiche dell'acqua che beviamo, no? E così via. Servizi commerciali, turistici, attività artigianali e industriali, per esempio qui ne vengono citate alcune, tipo le lavanderie, che evidentemente consumano più acqua di altre. Tutto questo per giustificare il fatto che poi se tutto questo si riassume nella parola dotazione idrica, noi non usiamo quella 50-60 di litri che ci attribuiremo normalmente, ma ne usiamo molto di più. In generale l'acqua di cui abbiamo bisogno, qui se vogliamo fare un conto un po' allargando lo sguardo generale, visto che si intende che il problema dell'acqua sia uno dei problemi, l'acqua è l'oro del XXI secolo, questo millennio. Allora, 100 metri cubi, no, un metro cubo per bere, 100 metri cubi all'anno per gli usi domestici in generale, lavare le cose. Non avevo messo in conto le lavatrici, le lavastoviglie, non mi conto dei 50 litri. Poi ci sono utilizzi industriali, diciamo circa 500 metri cubi. Il grande utilizzatore dell'acqua comunque rimane l'agricoltura. L'agricoltura in generale a livello globale, se vogliamo andare oltre così la visione dell'acquedotto che stiamo progettando noi, richiede circa 500 a 2000 metri cubi all'anno di consumo per persona, per produrre il cibo che noi mangiamo. Quindi, diciamo, noi non ci occupiamo in realtà dell'ultima parte. Se ci occupassimo di irrigazione dovremmo occuparci di questa quantità, quindi da un punto di vista complessivo del bilancio però è notevole, perché è la più grande di tutte le altre, 10 volte di più. Esistono tabelle di questo tipo qua in giro in commercio, diciamo, esistono nei vari libri di testo, in cui guardate solo questa prima parte della tabella. Vedete, per tipologia di abitazione, questa è già una tabella vecchia.
esattamente così. Però poter trovare questa, come si fa realmente in questo momento, lo vediamo quando, nell'ultima lezione, quando parleremo degli impianti negli edifici. Allora vi introdurrò un aspetto normativo, in particolare delle cose che si chiamano unità di carico. Però si possono trovare anche tabelle di questo tipo in cui dice, beh, per uso domestico e altri usi di una casa popolare, sì, adesso è anche poco, come dire, politica ricorda per dire queste cose qua, si consuma di meno. Ma perché? Perché in una casa popolare, per esempio, c'è un solo bagno, in una casa lussuosa ci sono 5 bagni e magari anche più gente dentro che ci gira, e in realtà sono le dimensioni che contano, il numero di utilizzatori delle cose. Poi magari in una casa lussuosa uno ha anche più tempo, lavora di meno e ha più tempo per farsi le docce più lunghe, una vasca da bagno di quelle, ha una jacuzzi con una vasca con le bollicine, quindi ci sono consumi più elevati. Quindi si possono trovare queste tabelle sicuramente hanno una certa rispondenza con la realtà. Questi sono litri al giorno. Per le scuole, per esempio, un alunno 20 litri al giorno. Ancora ecco un'altra cosa che prima non tenevo conto, gli sciacquoni. Quando voi siete qui, noi siamo qui in questa scuola, quando andiamo al bagno, una volta al giorno premiamo lo sciacquone, 10 litri di acqua che vanno via. Anche le prigioni, 60 litri a persona, vedete, tutto un po' normato, le caserme, varie cose ancora. Anche servizi pubblici, non è che questa cosa ve la chiedo poi a memoria, cioè l'esame vi chiede, ma allora un servizio pubblico, bisogna che voi abbiate sicuramente non i dettagli di questa cosa qua, ma non i dettagli di questa tabella, ma dovete sapere due cose, che questo tipo di tabelle esistono, che correlano l'utilizzo, cioè i servizi con l'utilizzo, naturalmente l'ordine di grandezza di queste quantità. E comunque vedete che si tratta sempre di litri al giorno. Cioè, non si arriva, cioè qui parchi di mezzi pubblici di trasporto, dove si assume che tutti i mezzi pubblici vengano lavati in continuazione, vedete, si mettono 600 litri al giorno. Beh, giustamente se dovete lavare un autobus, un po' di litri di acqua vanno. Ma si parla, 600 litri non è neanche mezzo metro cubo, 0,6 metri cubi di acqua, per avere un ordine di grandezza, perché questo vi serve anche per avere un ordine di grandezza delle quantità che fluiscono di acqua che fluisce nell'acquedotto. Quando, se noi compariamo per esempio con quanto abbiamo visto nella fognatura girano metri cubi, 10 metri cubi al secondo, anche nei momenti quando voi fate il calcolo del progetto. Quindi sono quantità ben superiori a queste. Però nella fognatura la quantità di acqua che gira c'è solo quando piove, solo quando, anzi, ci sono fenomeni estremi. Nell'acquedotto questa quantità che qui viene data in litri al giorno poi deve essere spartita, è spartita più o meno uniformemente, anche qui poi non è vero uniformemente, poi vedremo le curve dei consumi. Però viene spartita su tutta la giornata e sono sempre pochi litri al secondo, quindi al massimo, anche in un'area grande. Vedete, lavaggi 500 litri al giorno, le lavanderie hanno un grande consumo, 1.200 litri al giorno. Impianti di condizionamento, alberghi, senza ristorante, 125, insomma tutte queste tabelle che
altro per farvi sapere che ci sono, ma che sono molto, cioè non è che adesso io mi devo declamare, cioè devo leggere l'elenco telefonico che non esiste neanche più, una volta si diceva, come se io leggessi l'elenco telefonico. Il concetto che dovete imparare è questo, insomma ogni servizio ha una sua richiesta idrica, queste richieste idriche nel corso del tempo sono state stimate, esistono le tabelle sulle quali si trovano. Dopo se vi chiedo, sì, ma in un ospedale, beh, in ospedale sarà un metro cubo al giorno, più un lavaggio, mezzo metro cubo al giorno, un ospedale piccolo naturalmente. E quindi quello è un sistema per attribuire i consumi in funzione dei servizi. In funzione invece della dotazione idrica, qui adesso questa tabella va a implementare il discorso che vi facevo prima, cioè nei paesi man mano che la popolazione aumenta, la dotazione per litri abitante al giorno aumenta proprio per l'inclusione dei servizi di cui avevamo parlato prima nelle varie tipologie. Noi per esempio con Trento siamo da 100.000 a 250.000, qui è messo 400-500 litri al giorno, sono un po' tanti, noi ne consumiamo 250 litri. Man mano anche che si è avuta la consapevolezza che l'acqua è un bene prezioso, naturalmente nella costruzione degli acquedotti si sono attuate delle tecniche di risparmio, di consumo, per cui queste misure sono probabilmente anche in eccesso rispetto, ed alcune soprattutto per le città più grandi sono tarate anche su consumi industriali che forse non ci sono neanche più nelle grandi città, sono spostate fuori dalle grandi città. Allora, come calcolo la portata media di progetto del mio acquedotto? Allora posso considerare la popolazione residente, per esempio, Q con R, moltiplicare per il numero di persone residenti, cioè qui dentro in quanti siamo? Saremo in 50. Ciascuno di noi ha una dotazione idrica, supponiamo che voi siate residenti, 250 per 50. Questa è la portata che è necessario, cioè 250 per 50 è il volume di acqua che serve giornalmente, diviso 86.400 che sono i secondi in un giorno, troviamo i litri al secondo che sono necessari a quest'acqua. Gli altri due termini in quella formula che cosa sono? Riguardano la popolazione fluttuante, voi siete abbastanza vigili al dovere qui, e venite dentro in aula all'inizio e poi più o meno rimanete, ogni tanto nell'ora intermedia qualcuno se ne va. Allora queste sono le popolazioni fluttuanti, quelle che non abitano nella città ma vi confluiscono, perché le grandi città hanno anche questo problema, cioè non solo le grandi città ma anche Trento, evidentemente durante il giorno persone confluiscono dai paesi limitrofi per lavorare a Trento e poi escono. Allora un termine va a contare quelli che vengono, ci rimangono temporaneamente, e quelli che vengono ci rimangono per tutto il giorno, e ciascuno del QF1 e quel QF2 sono dei pesi che sono dati. Ad esempio il QR potrebbe essere 250 litri al giorno. Q con F1 40 80 non litri al secondo alla meno 1 ma giorno alla meno 1 e così via QF2. Abbiamo già visto in realtà, allora quindi come assegniamo quanta acqua serve all'acquedotto? Contiamo il numero di abitanti, gli assegniamo la dotazione. Questa è la prima tecnica. Oppure guardiamo il numero di abitazioni, vediamo di
edifici, vediamo a che uso sono adibiti. Per ciascuno degli usi stabiliamo una quantità che è normalmente tabellata e in base a questa ad una certa area attribuiamo un certo consumo giornaliero, che poi dividiamo per 86.400 e otteniamo il consumo al secondo. La seconda questione è come costruiamo la nostra rete. Abbiamo già visto nella parte preliminare, qui vi ho fatto la matematica, che la rete idraulica di un acquedotto è una rete a maglie chiuse, per esempio come quella che vedete scritta, che vedete disegnata a sinistra. Cosa significa maglie chiuse? Significa che in realtà io ho le mie abitazioni, ho il mio reticolo stradale, nel reticolo stradale disegno la mia rete, poi la rete di acquedotto all'interno del reticolo stradale dove l'ho posta, l'ho posta sopra la fognatura, se fognatura e rete di acquedotto stanno dalla stessa parte, almeno 20 cm di distanza l'uno dall'altro, o dall'altra parte della strada rispetto alla fognatura, se la strada è sufficientemente larga da consentire questa situazione. In alcuni casi però, contrariamente a come abbiamo fatto per la fognatura, chiudiamo la maglia. Questo consente all'acqua di viaggiare in una direzione e in un'altra. Per esempio, qui dobbiamo supporre che sia una strada a forma di pentagono che unisce queste vie qui e delle strade interne di questo tipo. Esternamente ci saranno dei rami viceversa ad albero di questo tipo che hanno una tipologia più semplice, tant'è che se tagliamo, se si rompe una rete qui, la parte esterna rimane fornita. Nell'immagine che voi vedete qui c'è scritto anche un'altra cosa, qui c'è un serbatoio, da una parte serbatoio di testata e dall'altra serbatoio di testata e serbatoio di estremità. Il serbatoio raccoglie l'acqua che arriva dal sorgente, comunque dalle captazioni di acqua che vengono fatte. Cosa serve il serbatoio? Si tratta soprattutto di un serbatoio di compenso, perché adesso qui noi siamo tutti a lezione, le lezioni cominciano alle mezz'ore e finiscono alle mezz'ore, e nessuno qui in questo momento sta usando i bagni di Messiano. Quindi in questo momento non c'è consumo. Adesso fra un quarto d'ora, mezz'ora, quel che sarà, noi finiamo, usciamo, tra un quarto d'ora, usciamo tutti in bagno, ma magari anche solo per il riflesso di Pablo, cioè tutti si va in bagno, quindi cominciano i consumi. Così sono i consumi giornalieri nelle nostre. La mattina noi siamo a casa, la prima cosa che facciamo, se non la prima, la seconda che facciamo quando ci alziamo, ci laviamo. Quando più o meno tutti in contemporanea in città, perché le attività lavorative sono distribuite, diciamo, l'inizio delle attività lavorative nel grosso fra le 7:30 e le, diciamo, le 9. Quindi in quell'arco lì, in tutta la città, tutti stanno alzandosi, si preparano la colazione, consumano acqua. Quindi c'è un grande consumo, per esempio, la mattina. Poi tutti vanno nei luoghi di lavoro, dove lavorano, in genere qualcuno anche le volte che va in gabinetto contingentate, nessuno consuma, il consumo discende. Poi a mezzogiorno si prepara il pranzo, la cosa, il consumo risale, nel pomeriggio ridiscende, la sera di nuovo sale. Quindi c'è dei momenti in cui questi, durante la giornata, in cui il consumo è più alto che in altri momenti. Noi viceversa l'acquedotto lo progettiamo per la portata media giornaliera, poi corretta da un certo coefficiente che vediamo dopo. Però diciamo coefficiente, portata media giornaliera. Nel momento in cui la richiesta è maggiore della portata media giornaliera, quella della portata media giornaliera noi la pensiamo che derivi direttamente dalla captazione. Cioè noi abbiamo una sorgente che nelle ipotesi semplificative che noi facciamo si prende tutta l'acqua che arriva. Cioè non si prende il porto, dà una portata che è uguale
alla richiesta media di acqua. Però nei momenti di massimo consumo la richiesta è maggiore di quanto fornisce la sorgente. Nei momenti di minimo consumo la richiesta è minore di quanto fornisce la sorgente. Quindi ci dobbiamo utilizzare un serbatoio che ci dia l'acqua in più che non fornisce la sorgente quando è maggiore di massimo consumo e viceversa raccolga l'acqua nei momenti di minimo consumo. Il serbatoio in questo caso si chiama di testata nel caso a sinistra perché sta fra la sorgente e la città. E quindi significa il serbatoio si carica, il serbatoio poi fornisce l'acqua alla città. Nell'altra parte invece c'è un serbatoio che non è alimentato dalle sorgenti. E che l'ha chiamato come S. E come si alimenta allora questo serbatoio? Beh, nelle ore di minimo consumo qui arriva più acqua di quella che è consumata dalla rete, quindi rimane una parte di acqua che va a caricare il serbatoio. Nelle ore di massimo consumo questo serbatoio di estremità restituisce parte del contenuto d'acqua all'utenza e quindi tutto viene equilibrato. Come sono fatte quelle popolazioni fluttuanti, dicevamo? Come viene fatta la rete rete a maglie con degli elementi estremi? La rete a maglie, peraltro, anche lì si distinguono magari degli anelli principali. Per esempio, soprattutto nella rete a sinistra, il pentagono che vedete, che riconoscete, potrebbe essere considerato come un anello principale. Esternamente dall'anello principale c'è una condotta di adduzione, cioè dalla sorgente serbatoio poi alla rete. In questo caso qui la rete di adduzione tra l'altro è sdoppiata, questa è la rete di adduzione, questo potrebbe essere l'anello principale e questo ha delle riconoscere queste parti significa poi anche anche progettare in maniera opportuna, perché la rete di adduzione normalmente avrà dei propri requisiti di dimensionamento dei tubi e anche si può calcolare il diametro del tubo perché ha una topologia semplice, quindi il diametro del tubo spesso non è imposto ma è calcolato. Invece la rete di distribuzione l'avevamo già visto la volta scorsa, la rete di distribuzione potremmo calcolare o i diametri dei tubi o le portate che vi fluiscono sapendo l'utilizzo complessivo. Come vedremo dopo, meglio, quello che si fa è normalmente si assegnano i tubi a priori. E per esempio allora negli anelli principali che si vanno a disegnare si scelgono dei tubi più grandi che potrebbero avere anche diametro addirittura di un metro. Nel caso della città di Trento, per esempio, gli anelli principali della rete di acquedotto sono due tubi del diametro di 60 cm. Poi ci sono più anelli o diametri secondari di diametro inferiore tra i 10 e i 30 cm. E normalmente nelle parti terminali dell'acquedotto, quelle che forniscono le lacciature alle case, ci sono tubi da 10 cm oppure da 3 pollici, come si dice, quindi 7 cm e mezzo. Quella è la dimensione minima dei tubi e sono le cosiddette condotte minori per l'allacciamento alle utenze. Questa di nuovo è una rappresentazione grafica di quello che vi ho spiegato a parole. Di quello che vi ho spiegato a parole poco fa. Come vedete ci sono la rete principale tracciata con i tratti più grossi, la rete secondaria è tracciata con i tratti più fini e varie diramazioni che qui sono chiamate ad antenna, io le ho chiamate.
pianta d'albero per gli altri anelli. Allora immaginate che voi siate gli utenti del nostro sistema, ci sono delle strade, naturalmente dovremmo immaginare che ci siano anche delle strade così che vanno in questa direzione, e voi siete tutti circondati da maglie di acquedotto. Voi immaginate che man mano che questa cosa si estende, l'altra volta vi ho mostrato l'immagine dell'acquedotto pugliese che è centinaia, anzi migliaia di chilometri, diventa di una complessità molto grande. Poi quando le maglie sono chiuse non si sa se l'acqua va a destra o va a sinistra, è regolata dal funzionamento istantaneo che stabilisce le quote piezometriche dei vari elementi. Per evitare che il nostro sistema sia troppo complesso da poterlo gestire, per esempio per capire dove sono avvenute le rotture, quello che si attua è una distrettualizzazione degli acquedotti, cioè si rete a maglie, ma non tantissime maglie, un gruppo di maglie non eccessivamente grande, separato da tubazioni ben definite, un altro gruppo di maglie, ciascuna di queste costituisce un distretto separato in cui si possono con le opportune misure controllare i flussi in maniera tale da stabilire per esempio dove appunto le rotture o i malfunzionamenti avvengono. Legge numero 99 del 1996. Questa la vedremo poi in seguito. Dal punto di vista effettivo, la rete ha una distribuzione sempre, che comunque è sempre puntuale. Per esempio, supponiamo di avere una tratta di acquedotto che va da qui fino in fondo e poi ci sia un'altra dorsale in mezzo all'aula. Quello che noi pensiamo allora nelle schematizzazioni che già vi ho annunciato è che il mungimento avvenga solo ai nodi, cioè in questo punto, nel punto di mezza via di questa fila e nel punto finale. In realtà il mungimento reale avviene lungo i tratti, è distribuito lungo i tratti. Quindi il mungimento reale è distribuito lungo i tratti, che io considero però che l'emungimento sia approssimato come un emungimento ai nodi. Si può anche riscrivere le equazioni, in particolare le equazioni di perdita di carico, con un emungimento distribuito. Cambia un po' le equazioni risolutive, le considerazioni di tipo generale non cambiano. Particolare, nel modo in cui trattiamo noi il sistema, poiché nei tratti fluisce una portata costante, la perdita di carico è quadratica nella portata. Se attribuisco una perdita, un emungimento distribuito, uniformemente distribuito lungo tutto il tratto, la perdita di carico diventa cubica, ma noi qui non ce ne occupiamo. Abbiamo detto come è fatta topologicamente la rete di distribuzione, non abbiamo detto però qual è la piezometrica che noi vogliamo fornire. La richiesta è che normalmente si forniscano 15 metri, 5 metri di colonna d'acqua sul terzo piano di una casa, cioè circa 15 metri di colonna d'acqua. Quindi io mi aspetto qui all'allacciamento stradale di avere una pressione di 15 metri. Se viene Donald Trump, noto costruttore americano, nonché presidente degli Stati Uniti, che vuole costruire la sua torre alta 100 metri, il sindaco del comune gli dirà va bene, costruisci pure la tua torre, costruisci la piano regolatore, bisognerà decidere in base alla destinazione urbanistica, eccetera, 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 che è stata. Ma supponiamo che ci siano le condizioni per costruire una torre alta 100 metri.
Allora si diranno ai proprietari di quella torre, voi dovete fornirvi di un impianto di acquedotto interno alla torre. In particolare le torri più grandi, che ne so, quelle di Chicago, di New York, o adesso quelle che ci sono a Dubai e così via, hanno dei piani interamente dedicati al pompaggio dell'acqua. L'acqua gli arriva dalla condotta pubblica con una pressione relativamente modesta, tipo appunto 15 metri sul 15 metri di colonna d'acqua, e poi questi devono pompare a 700 metri in altezza, no? Quindi si devono dotare di opportuni impianti di pompaggio. Una cosa che vedremo in seguito è come possono essere fatti questi impianti di pompaggio. In particolare ci sono degli impianti che magari sono presidiati da alcuni sistemi che si chiamano autoclavi, che andremo a vedere come sono fatti. Questi poi gli impianti di pompaggio possono anche servirsi di serbatoi che sono posti ad un certo livello, i quali poi per caduta possono fornire l'acqua al resto dell'edificio. Però il sindaco, diciamo così semplificando, si occupa solo di fornire 5 metri, mezza atmosfera al terzo piano. Questo è lo standard medio. Quindi, acqua per tutti, secondo la dotazione idrica o secondo i consumi, che sono più o meno standardizzati, 15 metri di colonna d'acqua sul livello rispetto al livello stradale. Poi appunto vi ho già accennato che il consumo giornaliero è variabile nel tempo. Se qualcuno di voi fosse più accorto, ma sono sicuro che in questo momento, vista anche l'ora del pomeriggio, non lo siete, potrebbe dire: beh, come facciamo a tenere conto dei consumi variabili? Abbiamo già scritto le altre volte le equazioni che abbiamo scritto, sono scritte in modo permanente, cioè la portata è più o meno costante, a parte questi emungimenti che avvengono, anche gli emungimenti sono costanti nel corso del tempo. Mentre qui stabiliamo, e vi ho detto anch'io, che i consumi variano nel corso del giorno. Questa è per esempio una curva dei consumi giornalieri di questo luogo. Durante le prime ore del giorno, cioè dalla mezzanotte, nessun consumo. Quando la gente si alza, consumo. Durante la giornata, consumo medio. Al pranzo, maggiore consumo. Poi, decadimento. Quindi, meno consumo la sera in questo caso. Ma è una peculiarità di questo luogo. In realtà, le curve dei consumi sono molto differenziate. Per esempio, sono differenziate sia nella giornata, ma anche durante l'anno. Pensate tipicamente al Trentino, una zona turistica. Ci sono paesi, città che direi che durante l'estate moltiplicano la loro popolazione. Poi la popolazione anche in vacanza non ha lo stesso ritmo della popolazione residente, lo stesso ritmo di vita. Tipicamente, non so, la sera si va in giro, quindi si rientra più tardi, poi magari ci si fa una doccia più tardi prima di andare a letto, e quindi lo si fa magari alle 2 di notte piuttosto che alle 10 di sera. Questi consumi quindi sono diversi da estate ed inverno. Naturalmente d'estate poi fa più caldo, quindi si consuma più acqua. Variano sia d'estate che d'inverno, e anche in funzione poi dell'utilizzo del tipo di città con cui abbiamo a che fare. Più grande la città, più omogeneo il consumo durante l'orario. Questo è vero anche che non solo i consumi variano di stagione, durante le stagioni e durante la giornata, ma variano anche durante i giorni della settimana. Questo insomma è osservato normalmente, che per esempio nel fine settimana il consumo è diverso che durante la settimana, perché si ha un utilizzo diverso, si hanno dei ritmi diversi.
e quindi sono anche le curve di durata, queste curve dei consumi settimanali, che possono portare poi in alcuni casi anche alla costruzione di serbatoi di compenso settimanale piuttosto che serbatoi di compenso giornaliero. Questo grafico rappresenta appunto quello che vi dicevo prima a parole, cioè se questo è il mio consumo, l'andamento dei miei consumi giornalieri, questa è la portata media che io assumo fornita dalla sorgente. In queste ore iniziali la sorgente fornisce più acqua di quella che è usata. In queste ore centrali è richiesta più acqua di quanto la sorgente può fornire. È chiaro che la somma dei di questi volumi che stanno sopra la media devono essere uguali ai volumi bianchi che stanno sotto la media se vogliamo fornire alla nostra città una dotazione sufficiente. Quindi queste curve vanno poi corrette opportunamente. Per tener conto del fatto che c'è il consumo variabile, storicamente si usa quello che si chiama un coefficiente di punta. Cioè dire, vabbè, se tutti i giorni dell'anno hanno un andamento dei consumi diverso, per quale giorno qual è il giorno dell'anno per quale io progetto? È il giorno di consumo medio? No. Il giorno per il quale progetto il mio impianto di acquedotto è il giorno di massimo consumo. Quindi moltiplico il consumo medio costruito attraverso i sistemi che abbiamo detto prima e lo moltiplico per un coefficiente che si chiama coefficiente di punta, in questo caso giornaliero. Cioè prendo il consumo medio giornaliero, lo moltiplico per un coefficiente di punta che potrebbe essere ad esempio 1,25 per un ambiente medio, però vi ho anche detto che la variabilità è tanto maggiore quanto più piccolo è l'area che devo servire, quindi il coefficiente di punta per un'area piccola potrebbe essere anche 2, il coefficiente di punta per tutta la città di Milano potrebbe essere 1,1 per esempio, coefficiente di punta giornaliero, perché mi immagino che il consumo rimanga più o meno costante. Dopodiché potrei usare un secondo coefficiente di punta, perché dice, vabbè, prendo il giorno di massimo consumo nell'ora di massimo consumo. Allora il coefficiente di punta orario è quello che mi dà il rapporto fra il consumo medio e il consumo e il consumo che ho nell'ora di massimo consumo in quel sistema. Cioè quindi se il consumo medio giornaliero è, che ne so, 250 litri al giorno diviso da 86.400 secondi, adesso non ho fatto il calcolo, ma il risultato che esce, chiamiamolo Q0, però nell'ora di massimo consumo ho 1,5 Q0, potrei usare il coefficiente di punta orario in questo caso. In realtà voi non farete così, perché in EPANET non avete bisogno di inserire un coefficiente di punta orario. Il coefficiente di punta giornaliero sì, ma il coefficiente di punta orario no, perché in realtà voi potrete, c'è una modalità dei nuovi software in cui voi andate a simulare, costruite una curva dei consumi in qualche modo arbitraria per quel che vi riguarda sulle 24 ore, e quindi ora per ora voi siete in grado di valutare il funzionamento della rete anche nell'ora di massimo consumo e senza dover assumere un coefficiente di punta orario, quindi solo coefficiente di punta giornaliero per voi. Dopodiché in passato ci sono varie formule di vario tipo per stabilire l'andamento dei coefficienti di punta, per esempio qui c'è un tentativo in questa tabella di assegnare coefficienti di punta in funzione del numero di abitanti
dell'uomo che si va a progettare, con 5.000-10.000 abitanti, coefficiente di punta giornaliera di 1.3-1.6, per città con maggiore con popolazione minore di 1 milione di abitanti, qui è messo a 1.3, mentre il coefficiente di punta orario è molto più grande. Ma noi abbiamo detto che il coefficiente di punta orario a noi non ci interessa. Se lo usassimo dovremmo moltiplicare la portata media per i due coefficienti di punta giornaliera orario, invece noi lo moltiplichiamo solo casomai per il coefficiente di punta giornaliera. Un altro elemento che entra nel progetto, sono un po' sforato i 15 minuti, mi rendo conto, ma andiamo avanti lo stesso. Un altro coefficiente di punta di cui ci dovremmo, cioè un'altra questione di cui dovremmo tener conto è il fatto che, appunto, essendo il consumo variabile nel corso della giornata, di ben diversa la disposizione della piezometrica durante la giornata. Nelle ore di massimo consumo passa a maggiore portata, c'è maggiore dissipazione dell'energia che è funzione del quadrato della portata, e quindi la piezometrica è più bassa. Tipicamente voi andate a farvi la doccia alle 8 di mattina, non esce acqua l'acqua dalla doccia esce che sembra di essere nel deserto del Sahara. Dopo invece infatti dice, beh, oggi sto a casa, me la prendo un po' comoda, fate la doccia, dormite fino alle 9, fate la doccia alle 9 e mezza, aprite la doccia, vi spara una, mi spara sulla testa una cosa, perché siamo in una condizione in cui i consumi sono calati, c'è una piezometrica più alta in tutta la rete e l'acqua riesce con maggiore pressione. E l'oscillazione tra il minimo e il massimo, cioè intanto la rete comunque anche nelle condizioni di minima piezometrica non dovrebbe mai essere al di sotto dei 5 metri sul terzo piano, ma viceversa nelle condizioni di minimo consumo la piezometrica non deve essere troppo alta, non ci deve essere un'oscillazione che deve essere compresa entro una ventina di metri. Diciamo che un buon criterio di progettazione è quella progettazione in cui non si vede mai variare l'altezza della piezometrica all'interno della rete di più di questi 20 metri di oscillazione, e sicuramente mai superiore a quei 70 metri che vi dicevo prima, che poi è quello che è scritto in questa slide. C'è un altro requisito che dobbiamo mettere dentro. Adesso va tutto bene, abbiamo tenuto conto delle oscillazioni della piezometrica durante la giornata, si può ridere, ma è che deve star serio quando mi vede. Sì. Lei rideva per tutta occasione, va bene lo stesso. No, lei ha incendio. Sì, anche incendio, no, va bene, sì. Cosa succede? Adesso la vostra rete sta funzionando correttamente, però, appunto, uno si addormenta con fumando la sigaretta, una cosa che mai è passata di cuore. Fumando la sigaretta sul letto, lui brucia con tutto il letto, ma comunque arrivano i pompieri si attaccano agli idranti antincendio, per esempio, a seconda del tipo di idrante consumano, per esempio, ogni pompa dei pompieri consuma per esempio 15 litri al secondo. Come ci renderemo conto quando andremo a fare i calcoli? 15 litri al secondo sono tanti rispetto ai consumi normali. Quindi cosa succede? In un momento localmente la rete si deprime, si abbassa tutto quanto, quindi noi dovremo fare anche delle verifiche al funzionamento antincendio. In ogni caso ovunque deve essere, la piezometrica deve essere garantita e si deve garantire anche una fornitura di acqua che è l'80% circa della portata giornaliera. Dopodiché questo è l'ottimale, sappiamo benissimo che per esempio una delle ipotesi sulle quali abbiamo costruito tutto quanto è che le nostre sorgenti forniscono acqua a sufficienza in molte situazioni di carenza idrica, come appunto si dice,
le sorgenti non o le opere di captazione no, o l'adduzione non è in grado di fornire l'acqua in maniera sufficiente. Questo comporta che per esempio, ci sono interruzioni del servizio. Dal nostro punto di vista questa cosa è inconcepibile, va bene? Noi forniamo sempre il servizio. E in quei casi tutte queste considerazioni che noi abbiamo fatto saltano e ci si dovrà regolare di conseguenza. Beh, questo è il coefficiente di punta orario di cui abbiamo parlato prima e questa è la punta. La rete di qualche roba ho scritto. Mi sembrava così corto, ma non lo sono ricordato. Vi ho parlato della distrettualizzazione delle reti. Prima. La distrettualizzazione delle reti ha due esigenze. Una che è legata al controllo della rete medesima. È legata al controllo della rete medesima, per esempio, per vedere dove ci sono le perdite o comunque per riuscire a capire e controllare il funzionamento. L'altra spesso può essere legata alla topografia del luogo. Voi andrete a progettare tipicamente qui in Trentino, se si progetta sul fondo valle non ci sono problemi, ma se voi avete una zona di fondo valle, una zona per esempio di collina, quasi sicuramente non riuscite a gestirla con lo stesso tratto di acquedotto, perché se regolate la piezometrica sul tratto più alto, la piezometrica sul tratto basso risulta eccessiva, o viceversa insufficiente quella sul tratto alto se voi regolate la piezometrica sul tratto basso. Allora come si fa? La rete in realtà deve essere composta di varie parti. Come si ottiene il distacco delle reti? Beh, usando delle valvole, in effetti, valvole riduttrici di pressione. Queste valvole di riduttrici di pressione, e so che Elisa vi farà una lezione sulle valvole, quindi adesso non entro nei dettagli. Queste valvole di riduttrici di pressione hanno appunto il compito di ridurre la pressione quando questa è troppo eccessiva e ridurre quindi il carico, per esempio su una rete di fondo valle, quando la rete sia complessa. Questo è il caso della rete della città dell'Aquila, prima del terremoto in realtà, che è costituita comunque da tre parti poste a quote diverse. E qui vedete anche rappresentate in modo diverso. L'altro modo per separare la rete è quello di mettere dei serbatoi. Già nella lezione scorsa vi avevo detto che i serbatoi servono per fissare la piezometrica, cioè laddove c'è un serbatoio praticamente la rete idraulica viene disconnessa e la piezometrica è fissata ai livelli del serbatoio. Volendo fare una variazione, una discretizzazione all'ingrosso delle varie aree, voi concedete, come già peraltro state già facendo nella progettazione della fornitura, suddividete la vostra area in varie parti e poi cercate anche di individuare quali sono le aree urbanisticamente omogenee per attribuire accuratamente a ciascuna delle aree l'accurata dotazione. Poi costruite la rete principale e le rete secondarie, come vedete disegnato. Vi dico già in anticipo che in questo caso, ma ve l'avevo detto già all'inizio dell'ora, in questo caso possiamo scrivere le equazioni dell'idraulica delle reti e avremo tante variabili più delle equazioni. Il modo quindi per risolvere il problema è quello di assegnare le tubazioni secondo la prescrizione che vi ho detto prima, cioè nelle reti principali tubi più grandi, nelle reti più piccole tubi più piccoli e dimensione minima dei tubi 3 pollici. E si varia da 3 pollici più o meno come ordine di grandezza
fino attorno al metro per una città come Trento. Quindi le tubazioni, il diametro dei tubi viene assegnato a priori. Siccome in realtà da un certo punto di vista la progettazione dell'acquedotto consiste nell'assegnazione del diametro dei tubi, significa che quando poi noi andremo a fare i calcoli idraulici prendendo le piezometriche stiamo verificando la rete di acquedotto, da cui appunto dice il fatto che si dica come funziona la verifica della rete di acquedotto. La rete di acquedotto si verifica assegnati a sentimento i diametri dei tubi. Dopodiché, se magari la verifica non funziona tanto bene, cosa si fa? Si cambiano i diametri dei tubi, diciamo con un sentimento, in questo caso informato, rispetto ai calcoli che abbiamo fatto. Ecco, queste sono poi le erogazioni distribuite in tutti i punti, omogenee. Nuovo coefficiente di punta orario, e il coefficiente di punta orario non è necessario nel nostro caso. E adesso possiamo farla.